fra poco iniziamo la prima semina, la prima aiuola verrà seminata, ci penserà Nicolò, il nostro volontario verde in formato piccolo. Siamo proprio i primissimi bulbi, li facciamo piantare giustamente al nostro futuro. Andiamo? Vai. Allora. Piacciono, quindi sono approvati. Giusy approva questi fiori. E li faremo a pois rossi e bianchi. Dove Lu con la zappetta cerca di aprire il barattolo del colore. Gianni, da vedi Gianni là in fondo, guarda, già sta pennellando. Ed è... Damiana, se avessimo avuto più terra l'avremmo tutta quanta occupata. Abbiamo più gente che terra. Questi sono dei fiori che ci ha portato un abitante del quartiere, che è passato di qua, ha visto cosa stavamo facendo ed è andato da un suo amico che ha una serra e ci ha portato questi, e adesso facciamo un'aiuola apposta per lui. Ce l'ha chiesta là e noi gliela facciamo. Giorgio Pirazzali del Mercato da Terra. Ciao Giorgio. Ciao Alice, ciao. Allora, buongiorno. Di che squadra fai parte? Sono dei Ciappinari. Io sono stato l'uomo. Fedelissimo dei Ciappinari. Okay. Oggi sono in tenuta ciappinaresca. Dal lavoro. Okay. Siamo Gian Umberto Cinelli di Augea. Ciao. Ciao. Allora, come la vedi dal punto di vista dell'agrario? Dal punto di vista dell'agrario è perfetto. Guarda, c'è addirittura anche il latte. Che cos'è questo? Questa qui è una tela. Sì, andiamo proprio a... È una tela che serve per fare caldo? Serve per proteggere il terreno, così per mantenere caldo la base. Ma è quella di Flor Silva che ci raccontava ieri? È tutto di Flor Silva, è quella lì. Ma sono arrivati i ragazzi del Trame Urbane Guerriglia Garden che ci hanno portato il loro orto mobile. Ciao! Abbiamo anche un cane mobile. Raccontateci un po', da questo orto mobile vedo, intanto che c'è questa bella scritta qua, Human Motor. Sì, infatti abbiamo portato dalla ciclofficina che ce l'ha prestato, è qui vicino, si è portato degli esemplari del nostro orto, che purtroppo non possiamo piantare qua perché altrimenti il nostro orto rimane un po' sfornitello. No. La terra di Diogene, come il famoso filosofo greco, ricerca l'essenza delle cose. Ah, però. Tramite il cibo e tramite le persone, la convivialità, le persone come le persone disabili con cui lavoriamo quotidianamente, e attraverso questa diversa convivialità cerchiamo di riportare un'educazione differente, sia nel mangiare, nello stare insieme, frequentarsi. Era dura la terra? No. Domani provo sul marciapiede, sento uguale.